Professionalità, precisione e sangue freddo da parte della squadra dei Vigili del Fuoco di Fano ha evitato il peggio questa mattina in una via principale della città. Sono da poco passate le 8 del mattino quando in via 4 novembre una vecchia Golf dell'80, dopo essere ripartita dal semaforo del Ponte Rosso, si ferma avvolta in una nube di fumo denso e bianco dopo aver fatto appena una cinquantina di metri poco prima dell'istituto Don Orione. Il suo proprietario al volante, un cinquantenne fanese, come lui stesso ci ha riferito, si era accorto che il motore dell'auto aveva qualcosa che non andava, procedeva infatti a singhiozzo. Allora si è fermato subito, ha alzato il cofano dell'auto e si è accorto che dal vano motore si stava sviluppando un principio di incendio. Così istintivamente ha chiuso subito il cofano per non alimentare le fiamme e ha chiamato subito il 115, preoccupato anche del fatto che la sua auto, pur essendo a benzina, era comunque alimentata a gas GPL. Pochi minuti la squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata sul posto, ma ormai l'auto ed il tratto di strada erano completamente invasi dal fumo e dall'odore acre della gomma bruciata. Pochi gesti, sicuri e decisi dei pompieri, hanno messo in sicurezza subito l'auto e fatto sì che la situazione non degenerasse in tragedia. Una vecchia auto a gas che va a fuoco in mezzo alle case è uno scenario che nessuno vorrebbe accadesse. Pochi istanti e anche le fiamme vengono domate dai vigili e tutto finisce con l'auto ormai da demolire, rimossa con il carro attrezzi e l'odore di bruciato che aleggia nell'aria.